Ci avviamo verso l'ultima fase di questo nostro primo incontro. Do la parola a Donato Mosella, che renderà conto dei lavori del nostro quarto gruppo, che si è incontrato ieri sera e che aveva come titolo «Incontriamoci Italie, amministratori, realtà civiche, associazioni e territori». Prego. Grazie. Io rinuncio a qualche minuto della relazione, chiedo scusa ai partecipanti del gruppo, semplicemente per dare conto degli interventi che non abbiamo potuto accogliere. Di Paolo Albi di Teramo, Livio Tamberi, già presidente della provincia di Milano, di Zabotti di Treviso, di Massucci di Fermo, di Ciocchetti di Modena, di Albi di Teramo e di Latini e Marcellini di Ancona. Abbiamo fatto veramente una corsa, però ai lati della nostra sala voi trovate due postazioni dove è possibile o in maniera informatizzata o scrivendolo l'intervento di lasciarlo, perché sarà nostra cura raccoglierli e metterli nella rete. Anche la rete sono migliaia i contatti e anche le cose che stanno avvenendo fuori da questa sala. Mi hanno passato i giovani che stanno curando questi rapporti, alcuni messaggi, alcuni simpatici, vorrei non lasciarli cadere, non perderli. C'è Massimo che dice: vi ringrazio per avermi considerato un cittadino. Michele dice: ok, Rutelli ieri ha salutato e ringraziato Napolitano, ma chi saluta Berlusconi? C'è poi Franca: ma chi è Fini, quello che sbircia dal buco della serratura sul poster dell'assemblea? E infine Maria: dopo l'intervento del signor Prada, voi che vestito metterete? Da diavolo o da arcangelo? E poi Luca: quando la fate la prossima assemblea? Infine, negli interventi c'era un foglietto. Era Poggiali Giacomo. Incarico ricoperto? Nessuno. Meno male, non so in quale angolo della sala sta, meno male che ha aggiunto, tra parentesi, ho 16 anni. Quindi l'applauso più bello per tutti gli intervenuti lo farei a lui. Il gruppo di questa notte, più che un gruppo tematico, era un vero e proprio incontro. Infatti l'idea era nata per dire: ci sono tanti amministratori, tanti esponenti di movimenti, gruppi, associazioni, soprattutto tanti movimenti civici che si sono fatti sentire questa notte, che hanno portato le loro istanze, hanno portato le loro idee. Quindi facciamoli incontrare. C'è stato Elvio Ubaldi che ha aperto la discussione con una bella introduzione e poi Lunelli che è già intervenuto e quindi ha già detto alcune cose che sono emerse nella discussione, che ha fatto una relazione introduttiva. E poi sono seguiti decine e decine di interventi di amministratori, di esponenti dei mondi associativi. Ci hanno detto sostanzialmente che il nostro paese ha bisogno di un partito e di un progetto politico nuovo, capace di mobilitare tutte quelle persone, a partire dagli amministratori e dagli esponenti dei gruppi, dei movimenti civici ed associativi, disposti a mettersi in gioco per un obiettivo fondamentale, cioè riportare l'Italia sui binari dello sviluppo, della giustizia sociale e della solidarietà. Persone animate da passione civile, sinceramente preoccupate per la crisi istituzionale, qualche tono è stato anche giustamente acceso. Il Paese, è stato detto, vive una crisi molto complicata e noi dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per aiutarlo a venire fuori. Cittadini che rappresentano esperienze politiche ed amministrative e sociali diverse e plurali, che sui loro territori si sono spesi fuori spesso dai partiti politici per ottenere un risultato. Molti, lo hanno detto, hanno governato paesi e città. E quando finisce l'esperienza civica, il rischio di ritornare a casa, di ritornare, qualcuno ha detto, in poltrona, è un rischio che va evitato. Vogliamo entrare in una rete che ci mette in condizione di portare le nostre esperienze, le nostre sensibilità e tutto quello che abbiamo maturato sui territori in una dimensione nazionale. C'è stato anche un confronto tra il nord e il sud del paese. Il nord che invoca una partecipazione dal basso, una politica del quotidiano, le persone ritornano ad impegnarsi, a dare parte del loro tempo per la vicenda politica, quindi a rinnamorarsi di una politica che vedono distante, sullo sfondo. Sono arrivate le critiche alla legge elettorale, sono arrivate le critiche anche a quanti con tessere e altri metodi occupano ogni speranza.
E allora al nord si è detto una partenza dal basso, qualcuno ha parlato di piramide capovolta. Diamo la possibilità con Alleanza per l'Italia di far respirare i territori, di prendere i migliori talenti anche nella pubblica amministrazione e riportarli nella rete nazionale. Al sud c'è stata qualche preoccupazione. Qualcuno ha detto aiutateci nel comporre il movimento o il futuro partito affinché le cose vengano definite, lo dico così come è stato espresso, a Milano, a Parma, ma dal Garigliano in giù abbiamo qualche preoccupazione. È stato anche replicato che dal Garigliano in giù ci sono anche tante risorse, tante esperienze civiche, tante possibilità di ossigenare la politica e quindi insieme dobbiamo trovare le strade per organizzare il nostro percorso. Qualcuno ha evocato lo statuto, le regole che dovranno animare il nostro percorso democratico. Ed è stato detto evitiamo errori del passato, evitiamo di fare cose pesanti che complicano la vita del movimento e che non ci mettono in condizione di avviare il cambiamento. Sono stati dati tanti suggerimenti. Non si può ignorare, è stato detto, che in questa domanda di futuro vi è il bisogno di riscoprire quei valori condivisi che rendono possibile una democrazia partecipativa e responsabile. Si è parlato di legalità, di condivisione, di accoglienza, di corresponsabilità della cosa comune, di difesa della vita, di centralità della persona umana e della famiglia per raggiungere una coesione nazionale. Quindi ai toni del territorio c'è stato il tono della visione nazionale che gli amministratori, gli esponenti dei mondi associativi vogliono raggiungere. Infine, partire dal territorio per guardare all'interesse della nazione, partire dai valori condivisi per dare anima ad un soggetto politico nazionale, capace di fare e di essere sintesi delle storie e delle identità, delle culture di origini e in grado di consegnare al Paese quel progetto nuovo, moderno, aperto, plurale ed ambizioso di cui tutti abbiamo urgente bisogno.